quando vide che era molto bravo a nuotare, decise di tenerlo con sé, anche se era molto diverso dagli altri. Il giorno dopo, mamma anatra portò i piccoli nel cortile della fattoria a giocare con gli altri animali. Il brutto anatroccolo era molto triste perché nessuno voleva giocare con lui e tutti lo prendevano in giro. Scappate, scappate, perché c'è il lupo! Il povero anatroccolo, disperato, fuggì e si nascose tra le oche selvagge. Ma un giorno arrivarono i cacciatori e le oche fuggirono, gridarono. Ridando.